Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 15 giugno del 2021. Vediamo subito quali sono i temi fondamentali sui giornali. Innanzitutto io vorrei continuare su questa vicenda del mix dei vaccini e sulle scelte incredibili, nel senso che non c'è poco di credibile quello che è successo. Cioè, da una parte ci hanno fatto gli open day, dall'altra parte ci hanno detto guardate ci siamo sbagliati, anzi non hanno detto ci siamo sbagliati. La seconda dose la fate con un altro vaccino rispetto ad AstraZeneca, perché sull'onda dell'emotività comprensibile per la morte di un ragazzo di 18 anni che aveva fatto il vaccino AstraZeneca, e beh, insomma su questa onda della emotività si è deciso che il secondo vaccino sarà fatto in maniera eterologa, come si usa dire. Cosa dicono i giornali? Il mix dà più immunità. Cavolo, ce lo potete dire prima, l'avremmo fatto sin da subito, dice oggi nella prima pagina Repubblica. A dirlo è Rasi, che avevamo anche ieri sera a Quarta Repubblica, ex direttore generale dell'EMA, che sostiene appunto che dia più immunità questo vaccino. Però Speranza gli fa da eco sulla stampa e dice anche in Germania e in Francia fanno il mix, e dice sostanzialmente anche un'altra cosa molto più interessante, cioè che spera a questo punto di non rinnovare più il 31 luglio lo stato di emergenza, nella lunga intervista che fa la stampa. C'è un piccolo particolare che non viene chiesto a Speranza, ma in Germania è anche lo stesso paese che dice ai ragazzi tra i 12 e i 17 anni di non fare il Pfizer, mentre in Italia si fa il Pfizer tra i 12 e i 17 anni. Cioè, perché prendiamo Francia e Spagna, non prendiamo Francia e Germania, non prendiamo altri paesi? Cioè, va bene sempre l'Europa quando fa comodo a noi. Ma la cosa più incredibile, il pezzo migliore di oggi è quella del Foglio sulla questione dei vaccini, perché il ragionamento del Foglio è molto semplice: senza alcuna novità scientifica, stanno giustificando un cambio di protocollo che invece è stato fatto con verità scientifiche. Cioè, il punto vero non è tanto se fanno bene questi vaccini eterologi, se non fanno male, ma stanno cambiando un protocollo senza nessuna verità scientifica. Cioè, il Foglio intelligentemente ribalta tutto, dice qual è la verità scientifica per i quali, visto che era già previsto la possibilità di trombosi e i casi sono rarissimi, perché state cambiando un protocollo fino all'altro giorno che l'avete approvato? Qual è la verità scientifica se non l'emotività, come dice giustamente il Foglio? Non c'è nessuna spiegazione, e dice agli italiani fidatevi alla cieca. Questa è la tesi del Foglio, non di un pericoloso giornale Novax. Cioè, dice non c'è nessuna verità scientifica che ci dica di evitare di fare la seconda dose di AstraZeneca, ma soltanto l'emotività, tant'è che ne bugia dell'AstraZeneca era previsto esattamente quello che è avvenuto, anche se non è necessariamente correlato. È una roba da pazzi. Ragazzi, guardate che è veramente da pazzi il principio, oltre che, voglio dire, l'atteggiamento che ha nei confronti dei cittadini. Ovviamente la verità continua sulla sua battaglia, è stata la prima a farla, dice di fatto si tratta di una sperimentazione di massa sulle persone, non è altro quello che stanno facendo. E Giordano dice... perché poi Speranza e questi del CTS stanno facendo, utilizzando gli italiani come cavie per il vaccino, e non lo fanno ad esempio per le cure, che è un'altra grande battaglia che sta facendo la verità? Perché sulle cure non stiamo andando avanti? Perché non utilizziamo le cure come possibile alternativa a quella dei vaccini? Pur sempre si tratta di medicinali, sostiene Giordano sulla verità. Nel frattempo devo dire che le cose non è che nel resto dell'Europa vanno così bene. Boris Johnson ieri fa un'operazione che non piace, come dice il Daily Mail, a business leader, chissà chi sono, la Confindustria inglese, e a molti però deputati dei Tories, del suo partito. E cioè lui sposta dal 21 di giugno al 19 luglio l'uscita della emergenza lockdown. Cioè, non c'è più il lockdown, ma alcune restrizioni del lockdown restano, e lui per l'aumento, come dice oggi Repubblica, la variante Delta travolge il Regno Unito. La variante Delta incubo per l'Europa, per il quotidiano nazionale. Sono tutte stronzate. Non che non esista la variante Delta, non che siano aumentati i ricoveri, non che sia aumentato il tasso di contagiosità della variante Delta. Sono tutte stronzate. Il fatto che noi riprendiamo appena possiamo, cerchiamo di distruggere quello che abbiamo costruito fino ad oggi. Insomma, da una parte il governo ci dice fate come diciamo noi e siate ciechi nel prendere i vaccini di qualsiasi tipo, dall'altra la comunicazione incredibile parla della variante Delta che travolge il Regno Unito. Non ha travolto niente la variante Delta, secondo quello che dicono tutti gli scienziati oggi intervistati. Poi sbaglieranno anche loro, allora se sbagliano loro dite
diciamocelo subito, ma secondo quello che dicono gli scienziati è resistente alla doppia dose di vaccino ed è tanto più resistente ai vaccini diciamo a RNA rispetto a quelli all'AstraZeneca e al Johnson & Johnson. Quindi noi che abbiamo fatto molti vaccini e soprattutto quando arriveremo alla seconda dose, la variante Delta ci scivola sopra, cioè dicono che la variante Delta dopo la seconda vaccinazione non è resiste il vaccino cura la variante Delta. E noi cosa ti togliamo? La variante Delta, perché noi non ci toglieremo mai la mascherina come fa oggi il tempo. Quando ci togliamo la maschera? Mai, perché c'è la variante Delta, perché c'è il controllo, perché facciamo casino sui vaccini e così continueremo ad andare avanti in questa paura infinita fino a che non ci sarà l'assuefazione, perché l'uomo si assuefa a tutto e soprattutto l'abitudine diventa un potente isolante. Speriamo che sia l'abitudine al virus e alla convivenza col virus e non l'abitudine alla restrizione delle libertà, che fino ad oggi mi sembra aver contraddistinto i governi non solo d'Italia, di mezza Europa. Nel frattempo, seconda notizia di giornata, la NATO avverte Cina e Russia che sono minaccia alla sicurezza globale. Nel frattempo domani ovviamente Biden incontra Putin, sempre a Bruxelles, voglio capire cos'è la minaccia globale, e poi viene cambiato il famoso articolo 5 della NATO, cioè la NATO, che è quell'organizzazione che dovrebbe difendere i propri membri che sono attaccati da uno che non fa parte della NATO, beh insomma ha allargato questa difesa collettiva la NATO anche agli attacchi e alle minacce a satelliti e cyberattacchi, come se i cyberattacchi fossero fatti adesso dagli stati e fossero facilmente individuati dagli stati. Secondo me, mi sembra una previsione, se mi posso permettere, la NATO è una cosa talmente grande, siamo talmente grati diciamo all'Alleanza Atlantica, che mi sembra quasi ridicolo ridicolizzarla, se mi permettete, però insomma mi sembra una cosa incredibile l'idea che la NATO si deve occupare degli attacchi, cyberattacchi, perché quelli hanno a che fare con un'altra partita che non è quella per cui fu costruita la NATO. Ma comunque andiamo avanti così, senza nessun minimo ragionamento. Draghi, in realtà, questo mi sembra piuttosto interessante, ribalta completamente la politica estera, ma l'avevamo già letto ieri con Fausto Carioti, oggi ci ritorna alla verità, ribalta la politica estera di Conte, che possiamo far finta di nulla, ma era quello della Via della Seta, dell'amicizia con la Cina, nel giorno in cui Draghi stava a Bruxelles per parlare, in Cornovaglia per parlare di queste robe, un giorno in cui è andato a Bruxelles, c'era Grillo, che fino a prova contraria è l'elevato del partito di maggioranza, e doveva esserci Conte dell'ambasciatore cinese, quindi è completamente cambiata, come dice oggi la verità, il tema della alleanza atlantica che oggi c'ha il governo italiano. Nel frattempo però c'è da capire cosa succede in Libia, che invece è l'unico dossier caldo che interessa a noi e sul quale invece ancora c'è molta incertezza. L'altra cosa che bisogna dire con grande franchezza è che questo concorso al sud è il primo grande flop dell'osannato oggi da tutti Renato Brunetta, che ci ha messo veramente del buono nel fare questo concorso, ci ha messo tutta la sua forza, forse più quella mediatica che quella sostanziale, perché è diventata una roba ridicola questo concorso per il sud. Dobbiamo assumere 2800 persone al sud, dobbiamo assumere dei tecnici, Carfagna e Brunetta, la componente di centrodestra, come loro primo atto ha detto assumiamo delle persone al sud, poi devono essere conciliabili con quello che dice Berlusconi, riduciamo le tasse ma assumiamo più persone. Però loro hanno fatto anche una cosa ben fatta, cioè assumiamoli per 3 anni con dei titoli, cioè persone che possono entrare nella pubblica amministrazione e darci una mano per il recovery fund. Secondo me è follia allo stato puro, ma comunque io ho un'idea, diciamo, estremistica della bestia statale. Io quando sento che noi dovremmo assumere più persone mi chiedo sempre qual è l'unico datore di lavoro al mondo che oggi assume, la pubblica amministrazione italiana, perché forse è più ricco degli altri o forse è più irresponsabile degli altri, ma questo è un punto diverso. Fanno questo concorsone e oggi sui giornali dice flop del concorsone. Ma io dico, come cazzo flop del concorsone? 2800 persone per 3 anni della pubblica amministrazione, e leggo in un bel pezzo di Andrea Ducci sul Corriere della Sera che intervista il sindacalista della CISL che dice ma perché era un posto a tempo determinato per 3 anni e quindi i ragazzi al sud in molte regioni non si sono presentati. Cioè noi siamo nella condizione che diciamo che ci abbiamo i disoccupati, la povertà, che non c'è lavoro, e questi gli offrono 3 anni di concorso e di lavoro al sud e non si presentano. Ma vaffanculo, avete capito la parolaccia? Vaffanculo. Abbiamo fatto un concorso che mi fa venire i brividi, non solo facciamo un concorso con i soldi nostri ma manco si presentano, e c'è qualcuno che mi critica
camerieri Briatore quando dice che non trova i baristi e i camerieri al billionaire e questi non fanno i concorsi pubblici perché è a tempo determinato. Ma ragazzi, ma siamo veramente in un mondo, aspettano concorsi migliori che siano a tempo indeterminato. Tra l'altro, questo concorso cosa ti permetteva? Non solo di avere 2800 posti di lavoro, non solo di lavorare 3 anni nella pubblica amministrazione pagato da noi, ma di avere una via preferenziale per ritornare poi nella pubblica amministrazione. Io la trovo veramente una cosa incredibile, incredibile. Addio a Caputo, Livio Caputo è stato un grandissimo, è stato direttore del giornale in queste ultime settimane, è arrivato Augusto Minzolini come direttore del giornale, permettetemi in questa nostra zuppa di porro fargli tantissimi, come si chiama, in bocca al lupo, un grandissimo Minzolini, sono davvero felice che sarà il mio direttore perché sarà in grado, penso, di fare molto bene, faremo insieme sicuramente un grande giornale. E quindi in realtà una brutta notizia drammatica per Livio, che è stato un grandissimo, l'ho conosciuto quando era al Ministero degli Esteri con Antonio Martino, insomma per me è veramente una parte di me che se ne va via, ma devo dirvi la verità, sono, come dicono oggi in un bellissimo articolo che hanno fatto i due vice direttori Marco Zucchetti e Francesco Del Vico, in realtà è come se avesse fatto un patto con il destino, va via, esce di scena il grandissimo Caputo nel momento in cui arriva un altro grandissimo giornalista a dirigere il giornale. Due ultime cose sulle primarie di Torino, gran casino del PD, e là la cosa straordinaria è che questi fanno finta di nulla, perché c'è un casino tale nel PD che addirittura solo 12.000 persone vanno a votare alle primarie e quelli fanno finta di nulla e alla fine la Tinagli dice se sono andate bene e giustamente dice Provenzano beh, fino a un certo punto, in realtà come dice il manifesto è un gran casino nel PD, divisi a Roma, insieme a Napoli, su Manfredi, poi in realtà a Torino c'è il flop di cui abbiamo parlato, tutto viene puntato su Bologna. Nel frattempo Conte è straordinario perché oggi cosa dice? Partiamo dalla riduzione delle tasse, fantastico, sempre Berlusconi sul giornale. Altre ultime due notizie, Team contro Sky, fantastica, perché Sky non ce lo sta, cioè dopo aver perso il campionato di calcio fa finta che ci sia ancora incertezza sul campionato e l'attribuzione dei diritti del campionato di calcio, non è ovviamente così e il ricorso di Team per pubblicità ingannevole all'antitrust è una cosa che viene ridotta a poche righe sui giornali, ma mi sembra veramente una storia pazzesca. Così come è pazzesca è la posizione della Consob, che adesso tra tutti i problemi del mondo sapete qual è? Secondo MF Sole 24 Ore, che titolano sulle dichiarazioni di Savona ieri, che ha fatto la sua lettura annuale, è le vere minacce per il risparmio, quali sono? I bitcoin, non i tassi negativi, non la bolla di liquidità, non questo mercato che non riusciamo a capire, no, il grande problema sono i bitcoin, come i derivati, sostiene MF, evidentemente citando presidente della Consob, come i derivati nel 2008. Io direi che per oggi è tutto, noi ci vediamo come sempre sul sito nicolaporro.it, vi aspetto tra poco, vi darò tutte le comunicazioni per la festa del 17-18 luglio a Bari e direi che per oggi è tutto, ciao.